Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale Double FIFA. Oggi siamo qui con la seconda review del giorno. Infatti dopo Marchisio oggi vi portiamo Patrice Evra, terzino sinistro francese della Juventus, con 80 di overall, 79 di velocità, 77 di dribbling, 51 di tiro, 79 di difesa, 71 di passaggio e 78 di fisico. Sulla carta Evra è sicuramente il miglior terzino della Serie A, infatti Ashley Cole e Radu sono inferiori. Ovviamente avere Evra come miglior terzino nel nostro campionato è abbastanza deprimente, infatti avere solo tre terzini in un campionato e nemmeno tanto forti non è una gran cosa, ma diciamo Evra è il meglio che c'è, è veramente il meglio, andiamo a vederlo perché sulle da queste statistiche Evra non sembra un grandissimo giocatore, spicca però la fase difensiva, infatti ha buone caratteristiche, infatti Evra in gioco si fa trovare quando è in difesa e comunque risponde sempre presente, infatti riesce a fermare molto bene gli avversari e diciamo è un mastino, non molla mai, attacca sempre e il problema è che il suo rating a volte lo porta a spingere in avanti, quindi ogni tanto quando si attacca capita che non lo si trovi in posizione, lo si trovi più avanti. Un altro diciamo pregio di Evra è il passaggio, perché Evra, a dispetto delle due stelle più debole, che ovviamente sono un contro, riesce comunque a fare dei buoni passaggi, sia corti che lunghi, anche quando riesce ad arrivare sul fondo, quando spinge fa dei buoni cross. Fortunatamente Mancino gioca sulla sinistra, quindi diciamo i cross escono bene perché li fa col suo piede naturale, se provate a rientrare sul destro magari ci sono dei problemi. L'ultimo diciamo pregio di Evra che abbiamo riscontrato è il dribbling. Evra ha 3 stelle skill, però un terzino non sono malissimo, anzi sono buone. E poi comunque il controllo palla, l'agilità e il dribbling puro non sono altissime come statistiche, però comunque è un buon terzino. Ovviamente messo a confronto con Radu, Evra di un altro pianeta, perché dribblare con Radu è improponibile. Radu come dribbling è veramente scarso, direi che è il più scarso tra Cole e comunque Evra è il più forte a dribblare, anche perché ha 3 stelle skill, Radu non le ha, quindi sì, l'unico contro riscontrato da Evra in gioco sono le due stelle piede debole. Le altre caratteristiche, quindi la velocità, non è né un pro né un contro, perché comunque 78 non è un valore né alto né basso e riesce comunque a recuperare la maggior parte degli esterni che si trova contro. Poi abbiamo la caratteristica fisico, non è neanche questo un contro, perché comunque Evra è basso, però comunque si fa valere fisicamente, anche il colpo di testa come precisione non è un granché, però Evra ha 88 di salto, quindi anche se parte svantaggiato in quanto non è molto alto, riesce a recuperare con il salto. E vabbè, il tiro per un terzino non può essere un contro, vabbè, ovviamente avesse avuto un buon tiro sarebbe stato un pro, però Evra solo 51 e va bene così. Vabbè, comunque Evra, ricapitolando i suoi pregi e difetti, abbiamo tra i pregi il dribbling, la fase difensiva in tutto, quindi marcatura, contrasto, scivolata, aggressività e il passaggio, mentre nel contro abbiamo messo solo le due stelle più debole. Quindi come Evra è promosso più che per meriti suoi, per demeriti degli altri, perché è l'unico terzino, quindi che ci piaccia o no c'è lui. E il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi, ciao, alla prossima.